È stata definita maratona oratoria sul tema fermare i suicidi in carcere, diamo voce a tutti coloro che non possono parlare. E così gli avvocati dell'Unione Camere Penali e di altre associazioni di categoria si sono ritrovati nelle piazze italiane, a Pescara in piazza Troilo, a due passi da Palazzo di Giustizia, per accendere i riflettori su una problematica sempre più attuale, ma che viene puntualmente snobbata dalle istituzioni. Da inizio anno già 40 detenuti che si sono tolti la vita tra le sbarre per molteplici ragioni, ma tra queste certamente anche per le gravi condizioni in cui sono costretti a vivere. Al 31 marzo 2024 nelle carceri italiane risultano presenti oltre 61.000 detenuti a fronte di poco più di 50.000 posti disponibili. Secondo stime del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, l'incremento medio di detenuti in ingresso è pari a 400 unità in più al mese. Condizioni precarie anche per gli agenti di polizia penitenziaria, da sempre sotto organico, meno 15%, e la carenza di educatori, oltre 100 in meno rispetto alle necessità. È arrivato veramente il momento di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto la politica tutta, senza distinzione partitica, ma la politica tutta sul tema, sul problema di come si vive nelle carceri italiane. Tra l'altro l'Italia è negli ultimi posti in tutti gli indicatori per quel che riguarda le condizioni nelle carceri. Assolutamente sì, anche se qualcuno fa finta che ciò non sia, che non sia così, ma in verità è proprio come dice lei e non solo. Io dico sempre che siamo recidivi perché in tema di diritti umani e di trattamento carcerario siamo recidivi perché sono ormai 10 anni fa la CEDU già ci aveva sanzionato con la famosa sentenza Torreggiani, siamo tornati con gli stessi numeri di allora e quindi il dramma, diciamo, è veramente attuale. All'iniziativa presente anche la nota rivista Le Voci di Dentro, il direttore Francesco Lopiccolo coglie l'occasione per denunciare l'incredibile situazione nel carcere San Donato di Pescara. Nel carcere di Pescara in particolare, siamo qua vicini quindi possiamo dirlo, ci sono 434 detenuti, gli agenti sono 73, questi sono i dati di ieri, è impossibile in questo modo fare qualunque cosa. Gli educatori sono 6, ma adesso ci sono le ferie, quindi ne sono ancora meno. Lì dentro non può esserci né educazione, né rieducazione, né trattamento, né niente. Non c'è nemmeno il lavoro, perché tempo fa c'era anche la calzoleria ed è chiusa. L'altra cosa oscena è che da alcune settimane nel carcere di Pescara le persone dormono per terra. Detenute, diverse persone detenute dormono per terra perché non ci sono letti e hanno messo in molte celle dei materassi per terra e le persone dormono dentro per terra, sopra dei materassini. Che dire, non ci sono sgabelli, ogni cella dove ci sono 6 detenuti magari o 4 o 8, gli sgabelli sono 4, 3, praticamente a turno devono sedersi per mangiare.